Io ve lo giuro, mi sta venendo a noia questa cosa qui. Mi sta venendo a noia perché Livorno non se lo merita. Oggi è stata l'apoteosi, credo, di questo primo video il risultato bugiardo, come da titolo. Davvero, non rimani senza parole, rimani sconcertato per il semplice fatto che questi ragazzi in tutta la partita di tiri in porta ne hanno fatto uno. E con questo tiro lì ci hanno fatto un gol. Noi, già anche prima di prendere il gol, soprattutto, no, soprattutto no, già anche prima di prendere il gol, e poi soprattutto dopo averlo preso, se ne è fatti 80 fra tiri in porta e non comunque sia sempre tiri, ne fosse entrata una. Ma poi la merda, ora sì, sono volgare, mi dispiace esserlo, però concedetemela questa sei, perché bisogna essere volgari in queste occasioni lì, secondo me. Cioè, palo, traversa anche se era un cross. Rigori che per la parte merda, sì, lì va anche oltre la merda, però rigori secondo me c'erano, non fischiati, insomma, un mistone di osie, nemmeno un go. Insomma, e a me, come ho detto ora, mi sta venendo a noia questa serie. E poi mi dispiace, sapete perché? Questa è una cosa mia, cioè, una cosa, cioè, era solamente un pensiero, un dispiacere mio. In primis, chiaramente, per tutti noi tifosi, no? Che ci teniamo davvero a Livorno e purtroppo siamo, tra virgolette, vittime di questa sfortuna via, vittime di questa sfortuna via, si sta accusando, no? Secondo me, veramente, a Livorno, a livello chiaramente calcistico, sta male per questa situazione via, almeno io la vivo, la sento così. Ma poi a me mi dispiace anche per i giocatori. Non tanto per l'allenatore, sì, anche per lui, ma soprattutto per i giocatori. Questi ragazzi, oh, da ormai un po' di partite, quante sono? 4 partite? 4-5 partite. Questi stanno giocando mettendoci, credo, tutto l'impegno possibile. Tutta la grinta, tutta la crescita possibile, e i risultati non vengono. Anche oggi, bimbi, oh, ma nemmeno era il pareggio il risultato più giusto. Era la vittoria, il pareggio proprio era minimo. Era minimo. Nemmeno vero, un'altra volta eri perso. Com'era contro l'Avellino, se non sbaglio, che andò a finire così la partita. Il risultato strabugiardo. Me, ve lo giuro, me dispiace tantissimo. Mi dispiace tantissimo perché, davvero, ora parlo come se noi tifosi proprio siamo dentro, no? La società, dentro la squadra. E questa posizione non ce la meritiamo. E questo risultato qua, appunto, non ce lo meritiamo. Non ci meritiamo questa situazione, a livello di classifica, a livello di risultati nelle partite, non ce la meritiamo. Perché dietro se mi pare oggi Livorno, se vinceva, non aveva rubato niente. Aveva vinto giustamente perché ha avuto per 80 minuti, no? Sommando, perché magari c'è stato quegli sprazzi, no? Magari un po' di tra virgolette, chiamiamola defiance, no? A parte di Livorno, perché comunque giocavi a Modena contro il Modena. E fra l'altro oggi non era solamente una classica partita Serie B, era una partita che chiaramente manca sempre un po', però può darti eventualmente un po' di vantaggio dal punto di vista salvezza, no? Sulla retrocessione. Quindi era, diciamo, uno scontro diretto fra due squadre che sino adesso, per quanto riguarda la classifica, se la scozzano per non retrocedere. Quindi era ancora più importante. Quindi che giocava a Modena, io personalmente mi aspettavo, lasciando sta anche lì con Modena, come contro lo Spezia, che c'è questa sorta di maledizione che l'ha giunta da quant'anni, a sentire, perché l'ho vista comunque in televisione, c'è tipo 44 anni che non si vince, o perlomeno che non ci si sorte bene, non lo so con precisione. Resta di fatto che io mi aspettavo sinceramente di andare a getto vai. Dio si perde, però veramente sarà predominio del Modena. Se ti riesci magari pareggia già un miracolo. Invece no, hai dominato te per, come ho detto, a di po' 80 minuti. E non ho detto 90 perché ho detto c'è stato secondo me qualche momento giusto, che tra l'altro in defiance. Invece ci è arrivato laggiù, hai dominato, come ho detto, era per gran parte della partita, ti sei reso in solo tempo tutto il tempo, tutto il tempo. Il primo tempo svariate volte, peloroso, e prendi un gol, questo è il primo tempo, un tiro in porta solamente, e va laggiù, è una seduta, perdi. Ora sì, l'ho detto in maniera molto frettolosa e molto superficiale, però è Fabio P che davvero, bimbi, non lo so. Cioè,
Boh, veramente una cosa impressionante. Io chiaramente è un altro tipo di partita, un'altra importanza per lui fare, però sembrava di vedere. Ve lo ricordate nel 2010, Barcellona-Inter, ritorno, no? Del Champions League, della semifinale, che chiaramente dell'Inter, qualitativamente inferiore, anche se poi fece addirittura il triplete, si rinchiuse dentro, si rinchiuse dietro, no? Dentro l'area, no? Difensiva, e Barcellona, boom, boom, boom. Ora, non così tanto, ma nemmeno tanto meno, il Livorno uguale, il tempo è uguale. Già qui nel primo, è che Livorno comunque anche prima di prendere il gol non è che si era addormentato, aveva provato qualcosa, niente di veramente, veramente pericoloso, però ci aveva provato, no? Con qualche tiro, soprattutto da fuori area. Invece no, a me la cosa mi fa veramente ride, barra incazzata. È veramente sta sfortuna che veramente sembra che il destino per questa stagione proprio ti vuole male, ma tanto male. Perché davvero nemmeno dici, ok, se è ripartito, non hai visto, facendo, ritornando proprio all'inizio, quattro vittorie di fila su quattro partite di primo, no? A 12 punti da solo, o perlomeno, se era primi lì, dici, ok, voglio che non vai in Serie A, ora faccio finta essere il destino, voglio che non vai in Serie A, ti voglio in domino, o ti faccio fare per mirare la playoff, o ti faccio arrivare a metà classifica. No, oltretutto ti fa essere, perché adesso se non sbaglio a livello di classifica siamo dentro la zona playout, ti fa essere lì. E io ripeto, a me non me ne frega niente se porta sfortuna, perché a parte che la sfortuna, ragazzi, sì, c'è, però sono, tra virgolette, sono me giustificazioni che uno si vuole dare, anche se in questo caso di giustificazione c'è da poco, anzi, più che sfortuna, scusate, il fatto di dire, no, di fare le cose, di portare merda dicendo secondo me bisogna, la prossima si vince, poi mai si perde, questa cosa qui. E cosa voglio dire? Secondo me Livorno bimbi si salva, perché cioè veramente sarebbe incredibile non salvarsi con non tanto con una squadra qualitativamente così, ma per la grinta ci metti, perché veramente sarebbe una cosa impressionante, una cosa clamorosa non salvarsi se giochi con questa voglia comunque di fare risultato lì. Però ragazzi, fino ad ora davvero, se la sfortuna ci mette veramente così tanto del suo, bimbi è un casino. Qui io penso che, come ho già detto prima, tornando al discorso della partita dell'Avellino, che se non sbaglio fu quella, no? Che Livorno perse, ma male, cioè fu un risultato ingiusto anche quello. Io penso che anche oggi non c'è da dire veramente niente alla squadra, perché anche se anche il gol, no? Che dici, è proprio su un gol e lì ci vuole un po' di attenzione, sì, ci vuole, ma minima, lì ha avuto fortuna, e forse è stato, forse, poco magari bravo Pinzoglio, che ha posto magari di quando ha fatto la parata, ha posto magari di ributtarla nel mezzo, magari la poteva da sul lato, soprattutto il destro, perché pare il tiro fosse verso di là. Insomma, lì, ma poi c'è avuto anche sfortuna, perché cioè c'è avuto fortuna il Modena, perché fra l'altro Pinzoli ha fatto quella cosa lì, è andata proprio sui piedi dell'attaccante del Modena, che se non sbaglio che era Luppi, mi pare. Insomma, proprio un'apoteosi, un mix di sfortuna per noi e fortuna per il Modena. Più di questo credo che Livorno non possa fare, cioè veramente io credo che i giocatori dovrebbero arrivare di vabbè, via, tifosi, vai, noi più di questo non si vuole fare, un ecco il panostro di risultati non vengono, e la vedo sì, perché è vero, tante volte, come ho sempre detto, tante volte ha perso meritatamente perché ha giocato male, tante volte magari boh, hai sbagliato cose plateali. È vero, magari i passaggi di sega, è vero. E è vero anche che ora non hai un bel gioco, non ce l'hai tuttora. Però, ragazzi, non si può negare che Livorno non ce la metta tutta per poter comunque provare a sistemare questa brutta situazione in cui si trova. Perché io sono, no, no, non sono il primo. Però sono livelli che quando veramente le cose non vanno, non inizialmente, ma quando vedo che la cosa non va con il bruttissimo andamento che abbiamo avuto, no? Ve lo ricordate? Sono il primo che poi ha detto dei bimbi, effettivamente vi, o ci si sveglia, c'è cioè, bimbi, no? Parlando della scuola, parlando magari con i miei amici, insomma, qui se Livorno non si sveglia è un casino. E questa volta vi credo che non c'è da dire niente alla squadra, perché
Ora ripeto, come ho detto per tutto questo video commento, qui entra in gioco, secondo me, il fattore sfortuna, o addirittura peggio, tra virgolette, maledizione. Sì, io vorrei valesse superstiziosa, però per dire, niente. Però vedete, mi gira il cazzo, no? Perché abbiamo perso in questa serie. Però alla fine, ve lo giuro, non c'ho generalmente i coglioni. Perché la squadra se ne ha fatto tutto quello che poteva fare. Cioè, ve lo dico, c'ho la giramento di colle, però non c'ho la giramento di colle con la squadra, di boh, cazzo, però se magari si svegliavano di più, se magari erano più, boh, erano più bravi sotto porta, quello che pare. Boh. Ma anche io, sta venendo in mente tipo, quando era verso il finale, no? Il 40esimo più o meno, il pallo di Cazzola. Questo tiro contro Barça fa un tiro anche forte, fra l'altro. Portare Schmidt, la prende d'unghia, no? Boom. La tocca per giusta, che fa sì che il pallone vada sul palo. Peraltro, palo che dà sull'interno, meno male, tipo palo fuori, no? E poi di un pezzo sì, non va dentro la porta. Prende il palo e esce sì. Poi sta andando così, era come esce sì. Boh. Poi l'altro Baez. C'è le squadre che prendono i classici gollonzi, no? Tipo uno può crossare, invece va bene una sorta di tiro cross e fa gol. No, si prova a fare, no, cioè si prova a fare. Si scazzano in questo cross e boom, posto di cascare, ma nel set e boom, prende la traversa. Vabbè. Ragazzi, io quello che c'è da dire sulla partita, perché non c'è da dire po' a livello di commenta la partita. Sì, ok, Livorno è iniziato, guarda, lo voglio dire. Livorno è iniziato, partita abbastanza equilibrata, anche se magari Livorno forse ha fatto qualcosina di più a livello di occasioni. Poi dopo quasi 20 minuti ha preso il gol, sul primo tiro che ha fatto il Modena. Dopo il gol, Livorno si è un pochino, dopo qualche minuto, non subito, ha cercato di reagire un po'. Nonostante tutto è finito il primo tempo sul risultato di 1-0. Secondo tempo Livorno, che è stato ancora più offensivo, ha provato svariate volte a cercare di riequilibrare almeno la partita, almeno riequilibrarla, non ci è riuscito. Ha avuto anche sfortuna sotto porta, vedi il palo, la traversa prima di Cazzola e poi di Baez, però alla fine ha vinto il Modena. E questo è un resoconto generale della partita, no? Molto, molto, molto sintetizzato, strimizzito e superficiale, però quello è quanto è successo. Insomma, ragazzi, detto questo, mi sto impappinando perché già, guardatevi, 13 minuti tra cui ne parlo, già sta andando per le lunghe il video, e ho parlato anche troppo, quindi cerco di essere veloce. Scusate se mi impappino appunto, però cercate di essere più veloce, forse meno noioso possibile. Detto questo, niente, video commento finisce qua. Purtroppo, ancora una volta, è negativo dal punto di vista del risultato, ancora una volta. Come è successo tante volte quest'anno, è negativo e niente. Adesso, prima di concludere, voglio dirvi che, chi non lo sapesse, la prossima partita, se non sbaglio, in casa contro l'Entella. L'Entella che per ora comunque non è assolutamente una squadra da sottovalutare, anzi, perché se la scozza insieme alle altre per poter qualificarsi per i playoff, ecco che l'Entella era una di quelle squadre insieme a Brescia, se non sbaglio, no? Ripescate, se non sbaglio. Farei anche il Novara, ci può stare, non me lo ricordo. Questa sapere, resta di fatto che, quindi magari scusatemi se ho sbagliato, resta di fatto che ora aveste tre, sono quelle che comunque sono squadre di tutto rispetto per quanto riguarda quest'anno. Insomma, detto questo, guardiamo un po' cosa accadrà. Io rimango di idea che si Livorno gioca, sì, se il destino, anzi, se c'è questa sorta di karma, no? Io credo che alla fine Livorno tornerà a fare anche dei buoni risultati, se gioca così. Perché, come ho detto in svariati video, quando non ci arrivi o Pieri c'è di quella grinta, e Livorno in queste partite ce ne sta veramente mettendo tanta, anche se dai risultati vengano fuori può non sembrare. Via, detto questo, basta, basta, basta parlare. Ci vediamo al prossimo video e speriamo di rivederci almeno dal punto di vista del risultato meno diversa. Piuttosto preferisco già male e vince piuttosto che appunto fa così. Via, ci vediamo al prossimo video. Ciao.